Buongiorno a tutti e ben ritrovati con la consueta rubrica dedicata alla Fondazione MAH. La regione Trentino Alto Adige-Südtirol, fulcro della ricerca e dell'innovazione in materia di agricoltura sostenibile, ha ospitato uno dei più grandi eventi a livello internazionale. Si tratta del congresso Future IPM 3.0 che si è svolto nei giorni scorsi a Riva del Garda. Andiamo a vedere. Siamo in compagnia di Ilaria Pertot, che ha coordinato l'organizzazione di questo importante evento, non solo un congresso scientifico, ma una settimana di eventi sulla sostenibilità in agricoltura. Ben 500 iscritti da tutto il mondo. Esatto, ben 500 iscritti da tutto il mondo, l'argomento è un argomento molto importante e la settimana è stata una settimana densa di eventi. Abbiamo avuto una giornata tecnica il lunedì aperta al mondo produttivo, al mondo tecnico per spiegare e anche dibattere sui temi più caldi della sostenibilità, le specie invasive, il cambiamento climatico, le soluzioni. Poi una conferenza sponsorizzata dal programma dell'OCSE sulla ricerca cooperativa che ha richiamato dei relatori da tutto il mondo e a questo sono seguiti due convegni scientifici molto specifici sulla difesa integrata in viticoltura e sulla qualità del suolo e la resistenza delle piante. Le principali novità che sono emerse quali sono? Beh, la principale novità è che questa è una sfida che si vince tutti assieme e quindi è importante mettere assieme tutte le forze per il futuro. Però sono emerse anche molte novità relative alla ricerca e all'innovazione, soluzioni per le specie invasive che stanno minacciando un po' tutto il mondo, soluzioni per il cambiamento climatico e anche nuovi prodotti, nuovi approcci e anche nuove idee per la sostenibilità. E vediamo ora cosa sta facendo la Fondazione MAH sulla sostenibilità in agricoltura, sia per quanto riguarda la ricerca che la sperimentazione. Sentiamo il co-organizzatore di questo grande evento, Claudio Ioriatti. La Fondazione è attiva nell'ambito della sostenibilità innanzitutto attraverso un capillare servizio di consulenza tecnica, la cui missione è quella di assistere i produttori nella scelta delle operazioni culturali che assicurino il massimo livello di sostenibilità consentito dal livello di conoscenza attualmente disponibile. Per far questo il servizio di consulenza si avvale anche delle nuove tecnologie messe a disposizione dalla Fondazione direttamente in quanto sviluppate dalla Fondazione oppure attraverso i processi di validazione che avvengono nell'ambito della sperimentazione. Parlo per esempio delle tecnologie aerosol per la distribuzione dei feromoni, di questa nuova concezione di allevamento del melo che è chiamato melito pedonabile sostenibile, parlo dei modelli previsionali, parlo per esempio della messa a cultura delle varietà resistenti attualmente disponibili piuttosto che non le tecniche di agricoltura biologica per assicurare e accompagnare gli agricoltori che hanno rinnovato l'interesse verso questo importante e strategico settore dell'agricoltura trentina. Ma la FEM è innanzitutto conosciuta per i suoi programmi di ricerca, sia a livello nazionale che internazionale, per i suoi programmi di ricerca per lo sviluppo di innovative tecniche a sostegno di questi nuovi processi di produzione. E in questo caso vengono per esempio applicate tecniche di genetica e di genomica per selezionare varietà resistenti agli stress biotici e abiotici, piuttosto che non tecniche di metabolomica o metatranscrittomica per studiare la biodiversità del suolo e quindi mettere a punto delle strategie di coltivazione che assicurino la fertilità e ostacolino la stanchezza del terreno, piuttosto che non tecniche di elettrofisiologia e di tremologia per sviluppare strumenti di controllo degli insetti alternativi agli insetticidi chimici. Ecco, però tutti questi investimenti rischierebbero di rimanere improduttivi se non potessero contare su una sensibilità del mondo produttivo. Ecco quindi che entra in gioco il terzo settore di attività della Fondazione, che è quello dell'istruzione e formazione permanente, soprattutto degli agricoltori, dove si aumenta il grado di consapevolezza degli agricoltori verso questi temi della sostenibilità, perché un obiettivo così ambizioso come quello della sostenibilità non può essere perseguito che attraverso la comunione di intenti di tutti gli attori della filiera produttiva. Ricerca, trasferimento tecnologico e agricoltori. Ed ora vi presentiamo due interessanti attività di ricerca che riguardano la confusione vibrazionale e l'autodifesa delle piante. Siamo in compagnia del ricercatore Valerio Mazzoni, qui dietro di noi c'è un modello di vigneto vibrazionale. Di che si tratta?
Si tratta di un'innovazione che la Fondazione MAC ha messo in pratica nell'estate 2017. Lo studio va avanti da anni, ma adesso finalmente siamo arrivati al campo e l'applicazione è in un vigneto proprio qua nella Fondazione MAC. Qui, dietro di noi, alle nostre spalle, abbiamo un esempio, una ricostruzione di come funziona il sistema. Abbiamo quindi uno shaker, che sarebbe un agitatore, che produce delle vibrazioni specifiche che vanno a interferire sulla comunicazione degli insetti nocivi. In questo modo questi non si accoppiano e pertanto non è necessario utilizzare sistemi di lotta chimica. Andiamo avanti a parlare di metodi legati alla sostenibilità. Vi presentiamo una ricerca che ha lo scopo di aumentare le difese immunitarie delle piante per ridurre la chimica in campagna. Di che si tratta? Siamo con Michele Perazzolli del Centro Ricerca e Innovazione. Esatto, le piante non hanno un vero sistema immunitario, però hanno dei sistemi di difesa che le aiutano a proteggersi dagli stress abiotici e dagli stress causati dai patogeni, e gli studi che facciamo sono orientati a capire come funzionano questi meccanismi e a trovare dei sistemi che permettono la stimolazione, quindi l'aumento delle capacità di autodifesa della pianta. L'ingrediente principale per aumentare la difesa, l'autodifesa delle piante è contenuta in un estratto proteico. Esatto, uno dei metodi che abbiamo sviluppati presso la Fondazione è appunto un insieme di estratti proteici che hanno la proprietà, una volta applicati sulla pianta, di stimolare le difese, quindi l'autodifesa della pianta da un lato, e dall'altro lato stimolare i microrganismi utili, quindi ha un effetto sinergico che aiuta la protezione della pianta. E ora la parola passa al direttore generale della Fondazione MAC, Sergio Menapace. Fondazione DUMMAC appoggia la propria missione, la propria attività sul tema della sostenibilità come elemento principale, sia nell'ambito formativo che di trasferimento tecnologico che di ricerca e sperimentazione. L'evento di Riva del Garda sicuramente è un'occasione per testimoniare come enti di ricerca a livello di Euregio, anche con la presenza dei produttori, di quanto si è fatto, si sta facendo e soprattutto di quanto si vorrà fare in ambito sostenibilità, con un confronto direi a livello mondiale. Sostenibilità che significa durare nel tempo come equilibrio della parte economica, sociale e ambientale. L'evento internazionale rappresenta una grande occasione, quella di apportare cultura della sostenibilità. Lo ha detto in apertura del congresso l'assessore Michele Dalla Piccola. Sentiamo. Questa è una grande occasione, quella di apportare cultura, la cultura della sostenibilità, e dunque elevare l'impegno e l'interesse collettivo verso un'agricoltura sempre più di elevato grado. Dopodiché, sostenibilità e sviluppo, apparentemente un ossimoro, che in realtà va in qualche modo coniugato per gestire che cosa? Innanzitutto la gestione della nostra campagna, del nostro paesaggio, e dunque a partire da regole che lo governino. È di questi giorni il dibattito intorno al valore di un piano urbanistico provinciale cinquantennale. Dall'altro, effettivamente, un ambiente piccolo con degli impluvi che convogliano inquinanti e altre situazioni esterne al sistema che vanno in qualche maniera gestite e regimate. In una provincia, una regione, una zona, quella alpina, dove di certo il clima, cioè la temperatura e l'umidità, non favoriscono le coltivazioni biologiche, e quindi si deve combattere contro madre natura senza nuocerle, altro ossimoro della questione. Una serie di parametri, di condizioni monitorate e una situazione che solo la ricerca e lo sviluppo ci possono permettere di risolvere saranno la guida per un futuro rispetto al quale il mercato chiede sempre più attenzione. Sarà vincente chi riuscirà a risolvere questo difficilissimo rebus. Grazie per l'attenzione, anche per oggi è tutto. L'appuntamento con la Fondazione MAC torna tra 7 giorni. Arrivederci.